Buongiorno, bentornati a un nuovo video. Dunque, oggi Pucoll, come avete letto dal titolo, so che lo stavate aspettando, ma non l'ho fatti più perché tendenzialmente non ho comprato più niente. La foto che avete visto su Instagram, per chi mi segue su Instagram e per chi non lo fa, mi vada a cercare sotto, vi lascio sotto il link del mio profilo, insomma, se vi va a seguirmi. È perché era un pochino che ci dovevo andare. Non. È strano da dire, ma non trovavo più lo stimolo giusto per comprare. Siccome ho avuto una giornata abbastanza pesante, volevo gratificarmi in qualche modo. Non mi sto giustificando, vi sto solo spiegando quello che è avvenuto e come è avvenuto. Mi sono trovata casualmente, la macchina mi ha portato al mercatino. E quindi casualmente sono tutti libri a sconto, di cui anche uno a 40 centesimi. Quindi che fai in questi momenti? Li lasci lì? No, cioè voglio dire. Allora, iniziamo subito. Dunque, vedrete solo questi dell'ultimo periodo. Mi sono resa conto che il canale per quanto riguarda i Buccoll è fermo a settembre, quindi c'era tutto il Buccoll di ottobre, parte di novembre, ma non riesco. Quindi ripartiamo da qui, no? Come abbiamo chiuso e ripartiamo, ok? L'unico libro nuovo che non fa parte di questo pazzi per l'usato l'ho comprato a gennaio. Anche lì era un regalo di consolazione, diciamo. E mi sono regalata di Catherine Dunn L'amore o quasi, eccolo qua. Che è il continuo di La metà di niente. Non sono riuscita mai a trovarlo al mercatino, lo cercavo quasi con ossessione ogni volta che andavo al mercatino, anche se poi compravo tutt'altro. Però l'ho già letto, ve ne parlerò appena avrò tempo di registrare il wrap up, e quindi questo qua. Mi è piaciuto tanto. Riprendere la storia di Rose mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Ok, poi ve ne parlerò approfonditamente. Dunque. Partiamo proprio con il pazzi per l'usato. Dunque, per un euro ti pare che lo potevo lasciare lì? No. Il Principe dei ladri di Chuck Hogan. Perché ho comprato questo libro? Perché so che ce n'è stato fatto un film. Avevo trovato la versione con la copertina del film, però obiettivamente veniva troppo 10 euro. No, per un libro di cui non conosco niente, non so neanche se è il mio genere, credo sarà una specie di thriller, credo. Non mandava di spendere 10 euro, per cui un euro l'ho preso. Ho preso queste edizioni che tra l'altro mi piacciono tanto perché ricordano la mia adolescenza, che leggevo principalmente queste edizioni qua. Mi sa molto estiva come edizione e quindi ero curiosa. Credo sia un ladro che si innamori, credo. Una lettura seducente, dice, e quindi sono proprio curiosa di affrontarlo. Ora, due libri ambientati a Venezia, per la mia collezione di libri a Venezia. Di Paolo Forcellini, La tela del dojo, noir, di questa serie qua che usciva in edicola con i libri noir ambientati nelle varie regioni d'Italia. E niente, questo tendenzialmente l'ho preso per il titolo, perché parla di Venezia, e quindi l'ho preso. Non ce l'avevo. Devo fare o no la collezione e quindi l'ho preso. Eccolo, è questo qua. Ok. Mentre l'altro che ho preso è L'ereditiera veneziana di Fulvio Tomizza. Nel frivolo 700 l'amaro destino di un'affascinante donna d'affari. Mi ricorda molto vagamente, non l'ho letto dentro quindi non lo so, di quello di Carla Maria Russo che era l'amante del Doge. E quindi queste cose mi intrigano assai e quindi niente. Lo volevo leggere, sì. Sono proprio curiosa, che quando li leggerò questi non lo so, perché stanno lì questi qui, ambientati a Venezia, un po' che li devo leggere. Però intanto io ce l'ho, quando mi va, stanno lì. Beh, ora, un libro, quello tipo da 40 centesimi mi è venuto, che l'ho preso solo per collezione. Allora, prima vi faccio vedere quello che avevo. I peccati di Peyton Place, che è di mia nonna praticamente, me lo sono lasciato come ricordo, a che voglio leggere anche io tra l'altro, solo vabbè, l'edizione che come vedete è... Ha subito un po' gli anni, ecco. E questo niente, veniva 350 lire. Parla dei segreti e delle violenze che si nascondono sotto la rispettabilità della provincia americana. Ecco. Dunque, questo, ok? Quindi ho trovato il secondo, I nuovi peccatori di Peyton Place di Roger Fuller. E quindi per 40 centesimi l'ho preso e niente, quando lo vorrò leggere, lo leggerò. Anche questo 350 lire veniva. Ok, questi sono molto contenta di questo acquisto, devo essere sincera. Senza il continuo mi sentivo come se non c'era una parte di me. Non lo so, l'ho preso solo per collezione. Allora, un altro titolo che ho preso. Non so neanche se è il mio genere, però mi sono fatta infinocchiata quello che c'è scritto, come sempre. Di Lia Shoham, L'interrogatorio. Un thriller travolgente perfetto per i lettori di Michael Connelly. A me Michael Connelly non fa impazzire. Ho letto, credo, tre romanzi suoi, ma solo uno mi ha detto qualcosa, ma non è un genere che mi appartiene. E sto parlando di questo libro. Questo libro perché mi ha ispirato? Perché parla dell'interrogatorio, di tutte le torture che usano per fare questo interrogatorio, poliziotto buono, poliziotto cattivo, insomma, queste cose qua. E
sospettato, interrogatore. Allora, l'interrogatorio narra di un duello spietato, faccio prima a leggerlo, tra due figure, investigatore e sospettato, soltanto in apparenze opposte e ostili, e di una spettacolare caccia all'uomo che tra inseguimenti, sequestri e attentati terroristici svela la trama intricata del crimine. Non amo particolarmente le cose con gli attentati, però questo mi ispirava e quindi per 2,50 € me lo sono preso. Dai, lo proviamo, no? Famoso, lo proviamo, se non mi piace lo abbandono. Ok, sdoganata anche questa cosa del non abbandonare i libri, ormai non mi ferma più nessuno. Perfetto, un libro che parla di librerie. Lo so, ci sono ricaduta, lo so. Ho potuto farle a meno. Di Cristina Di Canio, La libreria delle storie sospese. Allora, apro il libro e c'era veramente scritto che un cliente gli piaceva Ken Follett. Che fai, non lo compri? Cioè, voglio dire, che scuse per comprare i libri, ci avessi qualche bisogno di scuse. Comunque veniva 7,80 €, troppo. Ho aspettato e me lo sono portato via, credo, a 1 euro, 2 euro, perché era di luglio dell'anno scorso. Per cui 1 euro, 2 euro si può fare, si prova e vediamo se piace. Ed è questo qua. Sì. Sono proprio curiosa, anche perché è scritto grande e non vedo l'ora di leggerlo. Tanto mi ci vogliono questi libri leggeri tante volte. Poi, un libro che ho preso a prezzo pieno. Attenzione, prezzo pieno 2,30 euro. Ci spendo tanto di più. Di Robin BDV, della casa editrice Robin BDV, che non conosco obiettivamente, non so che casa editrice è. Comunque è della sezione contemporanea, la 42esima carta di Elisabetta Chicco. Parla di un anatomopatologo, ecco, e ipnotista che chiede di sposare che chiede alla sensitiva Irina di sposarlo, ok? Questi due si sposano, da qui parte, credo, tutta la storia. E questa storia viene paragonata alla favola di Barba Blu. Che per chi non lo sapesse, Barba Blu era quello che uccideva le mogli, no? C'era una stanza dove c'erano tutte le mogli uccise, ok? Però qui dice: ma la verità che le si svelerà alla fine sarà molto diversa, per quanto non meno terribile. Questa cosa mi ha convinta a prenderlo. A parte che ci sono i tarocchi in copertina, questa cosa mi ispira da morire. Diciamo che la copertina è la cosa che mi ha convinto di più. Poi leggendo dietro dico: no, lo devo prendere. È una storia gotica ambientata nella Torino del primo Novecento. Non lo so, ragazzi, mi ispira. Ci passa poco qui per ispirarmi, e quindi questo. Non so, se l'ha letto qualcuno mi faccia sapere. Ora, ho preso anche di Graham Thompson I Shutterman in Reno, credo. Storia della morte nella Popular Song, ho l'anima allegra in questo periodo, di omicidio, suicidio, incendio, alluvione, droga, malattia e altre sventure. Dei capitoli che parlano della musica, diciamo, no? Traduzione. Ok, ho aperto a caso il libro e mi è venuto fuori My Way di Frank Sinatra, mi è venuto fuori il White Album dei Beatles. Mi è venuto fuori, non mi ricordo manco più. Ecco, vedi, nel film del 2003 Love Actually, che a me è piaciuto tantissimo, un personaggio sceglie Bye Bye Baby dei Bay City Roller come canzone per il suo funerale. Ecco, e potevo non comprarlo, ragazzi. Quindi, mi ispira questo libro, mi ispira, ve ne parlerò quando l'avrò letto. Lo leggerò a piccole dosi, leggerò tipo un capitolo per volta, mi recupererò le canzoni che parla, perché io a titoli mi ricordo poco. Se l'ascolto, probabilmente la maggior parte va a finire che le conosco. E quindi, niente. So curiosa, mi erano usciti fuori i Queen quando l'ho aperto a caso, e quindi, no, dico, lo voglio comprare per curiosità, mera curiosità. Ora, un libro per ragazzi, I'm Fine, non c'è campo. I'm Fine è quella che ha scritto Mrs. Doubtfire, che a me ha scioccato, tra virgolette, perché comunque c'è una scena all'interno di Mrs. Doubtfire dove il padre prende per il collo il ragazzo. Quindi mi ha scioccata per quanto è crudo, no? Cioè, un libro disincantato per ragazzi, ecco, di solito tende ad ovattarsi, no? Magia, cose. Invece questo è un libro abbastanza disincantato, Mrs. Doubtfire, sul il divorzio non sempre consensuale tra genitori, ecco, non sempre sereno tra genitori. Mentre questo parla di un ragazzo che subisce un incidente, cercano di mettersi in contatto con i genitori, ma i cellulari non hanno campo. Quindi credo di aver capito, di aver intuito, che poi magari quando lo leggo non è vero, l'avvento della tecnologia all'interno delle famiglie. Credo. Non mi aspetto niente di incantato di questo libro, mi aspetto una storia abbastanza disincantata, ecco, mi ripeto. Però ero curiosa di leggerlo. Anche questo l'ho trovato a poco prezzo, credo un paio di euro, ma neanche, no, a 1 euro. E quindi ho voluto provarlo, vediamo un po' se I'm Fine mi conquista con questo libro.
Ora, un libro che ho preso solo per il titolo è di Eminem Hardwick, ecco, ce la posso fare, Vita privata di Sherlock Holmes. Vabbè, Sherlock, che ve lo dico a fare, mi piace, ne sono affezionata a Sherlock Holmes. E ho preso questo perché? Perché dietro c'è scritto, dice Watson, vi furono però anche altre avventure che per motivi di discrezione ho deciso di divulgare solo in futuro. Si tratta di vicende di natura riservata e talora scandalosa. Ecco. Quindi, Vita privata di Sherlock Holmes, sono proprio curiosa. Non so se so tutti i racconti o è una storia legata a sé. Non lo so. Ad esempio, il capitolo 4 si intitola Gabrielle. Non lo so, vedremo e ve ne saprò dire approfonditamente quando l'avrò letto. Ora, un altro libro che tenevo d'occhio da parecchio, ma veniva troppo, 6 euro. No, 6 euro è troppo per questo romanzo. Tra l'altro, rotto dentro, cioè, vedi. Quindi no, 6 euro sono troppe, ma poi tendenzialmente non ne so niente, come di tutti i libri che vi ho mostrato fino adesso. Mi faccio guidare dalle sensazioni negli acquisti, no? Quando, diciamo, quando compro in libreria vado quasi sicura, quasi sempre a colpo sicuro, come è stato per Catherine Dunn, lo volevo e l'ho preso. Al mercatino mi lascio guidare, diciamo, ho l'acquisto un po' libero, complice anche che li prendo a poco prezzo, quindi mi posso permettere qualche scoperta in più, diciamo. Questo è un noir e la copertina ha giocato a favore, Nero Oceano di Stefan Mani. Allora, parla di nove marinai che salpano su una nave, devono arrivare all'isola dell'Islanda. Durante questo viaggio si rompe il motore ed è stato un sabotaggio. Vengono a scoprire che è un sabotaggio. Ora, qui dice che dei nove marinai ne rimangono quattro e questi quattro arriveranno sull'isola e dovranno cercare di trovare il modo di salvarsi. Quindi si separano e cercano il modo di salvarsi. Non so, a me ispira, la copertina mi ha ispirato tantissimo, la trama mi ispira abbastanza, credo che sia uno di quelli tipo dei thriller nordici, dei noir nordici, ecco, del filone dei noir nordici. Mi ispira, lo voglio leggere e vedremo poi nel dettaglio se varrà la pena. È della casa editrice Tropea Editore, che comincia ad avere parecchi libri di questa casa editrice, non so perché mi ispirano. Ora, un libro pesante, sicuramente pesante, di alta letteratura, si tratta di Omelette. Che titoli compri, Angela? Lo so, ma a me piacciono questi titoli, si parla di cucina. Si parla di, vabbè, romanzetti leggeri che mi aiutano quando magari non ho voglia di niente di pesante. E per 1 euro io mi sono presa un'omelette a 3, grazie. Non ce la posso fare, no. Allora, invece di Eve De Castro, l'ultimo libro del Book Haul, attenzione, guardate, 12 minuti e 56, ragazzi, questo è il Book Haul più corto della storia del mio canale, credo. Saremo come dei di Eve De Castro, della Tropea Editore, ve l'ho detto che adesso sono andata, mi capitano questi libri qua, ed è questa qua, praticamente Passioni estreme nella Francia del Settecento, una sorta di diario scritto da una sorella pudica, perché parla di due sorelle, una più pudica e una più passionale, quindi attraverso il diario di questa sorella pudica noi scopriremo le passioni estreme della Francia del Settecento, che non è erotico però, Almeno da quello che ho letto, a meno che poi non mentre leggendo scappa fuori qualche cosa. Da quello che ho letto, spizzicato qua e là, che forse era quello che mi convinceva di meno da prendere, però a 1 euro, cioè veniva 3,90. Però quelli entro giugno venivano 1 euro, l'ho pagato 1 euro, quindi vabbè, dico dai, lo proviamo, male che vada, lo abbandoniamo e lo rivendiamo e ci facciamo altri soldini, ecco. Diciamo, questo è tutto quello che gira intorno al mio acquistare libri al mercatino. Comunque, sono curiosa, lo leggerò e poi vi farò sapere. Allora, ragazzi, avete letto uno di questi libri? Come li avete trovati? Se vi intrigano, fatemi sapere un po' voi anche che cosa avete acquistato, che cosa state leggendo, insomma, ragguagliatemi un pochino. Io vi ringrazio come sempre di essermi state ad ascoltare, noi ci vediamo in un prossimo video, un bacione e alla prossima!